Ciao, sono Bruno di Sergema. Oggi parliamo di alcuni metodi che possono servire ad aumentare la portata del telecomando apri cancello. Ricordati che se il video ti piace, metti mi piace sotto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri video. Se hai qualche domanda, mettila nei commenti, a volte le prendiamo anche come ispirazione per realizzare nuovi video. Ho un'antenna non a caso perché il primo metodo per aumentare la portata radio del telecomando, se non ce l'abbiamo, è installare un'antenna. Ma quale antenna dobbiamo installare? Dobbiamo conoscere la frequenza radio del nostro radiocomando. Se ad esempio abbiamo un radiocomando 433 MHz, dovremmo mettere un'antenna 433 MHz. Questo, come al solito, perché sia il telecomando, l'antenna e il ricevitore devono parlare la stessa lingua, l'abbiamo già detto in altri video, altrimenti non si capiscono. Quindi installare un'antenna a caso senza conoscere la frequenza del telecomando non porta alcun vantaggio, anzi potrebbe portare uno svantaggio e quindi diminuire la portata radio. Il secondo metodo qual è? Se abbiamo l'antenna radio dobbiamo posizionarla in modo opportuno. Normalmente deve stare in alto e verso l'esterno. Questo perché? Perché la centralina è all'interno, quindi quando apriamo da dentro il cancello il ricevitore radio viene già inondato della frequenza del radiocomando senza bisogno dell'antenna. Quando invece stiamo all'esterno normalmente ci divide dalla centralina un muro, una recinzione, e quindi l'antenna comincia a fare il suo lavoro, cioè è l'orecchio della ricevente esternamente che deve ascoltare il segnale del radiocomando. Il terzo metodo può sembrare banale, ma controlliamo la carica della batteria. Non è detto che se il LED si accende il telecomando sta inviando il segnale corretto, anzi alla potenza corretta. Man mano che passa il tempo la batteria scende di carica e anche la portata si accorcia. Quindi in generale quando vediamo che la portata del nostro telecomando è diminuita, la prima cosa che dobbiamo fare è sostituire la batteria. Un consiglio: i telecomandi moderni ormai hanno tutte quante le batterie, quelle che chiamiamo comunemente a bottone, quindi CR2016, CR2032, che hanno una capacità e una potenza molto bassa, quindi al diminuire anche di poco di questa carica diminuisce di molto la portata. Quindi tenere la batteria del telecomando sempre nuova è una spesa che ammonta a pochissimi euro, però ci permette di avere sempre il massimo della portata del radiocomando. Il quarto è un metodo un po' più tecnico: se non te la senti chiama un tecnico, se non sei abbastanza pratico, perché devi mettere mano sulla centralina. Il filo dell'antenna è costituito da una parte centrale e una calza. Se la portata del tuo telecomando è improvvisamente diminuita, se hai già sostituito la batteria del telecomando, se l'antenna è posizionata correttamente, prova a scollegare dalla centralina o dal ricevitore, a seconda di dove è collegata, la calza del filo dell'antenna e lasci attaccato solamente il centrale. Questo perché? Perché se c'è un disturbo radiofrequenza in zona, l'antenna amplifica anche il disturbo oltre al tuo segnale del telecomando. Staccando la calza potresti evitare al ricevitore di far sentire quel disturbo. Non è un metodo scientificamente provato, è un metodo empiricamente provato dall'esperienza, è una prova che si può fare. L'ultimo è il nostro mantra: utilizza quando è possibile sempre i radiocomandi originali, lo ripetiamo. Anche per i ricambi utilizziamo i radiocomandi originali quando è possibile, logicamente. Quando non è possibile ci dobbiamo rivolgere ai compatibili, però quando è possibile utilizziamo i radiocomandi originali. Il costruttore li ha pensati per quella ricevente, funzioneranno sempre meglio dei telecomandi compatibili, sia come portata che come durata della batteria che come resistenza meccanica. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Ti ricordo, metti mi piace sotto, iscriviti al canale. E se hai bisogno di radiocomandi e antenne le trovi sul nostro sito shopsegema.it. Se sei nella zona di Roma, noi siamo ai Castelli Romani, sulla via Appia dopo l'aeroporto di Ciampino, in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino. Ti saluto al prossimo video.